Giacco. La pressione da Carlis Parco Giacco, porta via il pallone Valtigno. Attenzione Valtigno! Valtigno! Fulmina Rotella! 1-0 Carlis Parco Giacco. Il gran gol di Valtigno. Si è messo in proprio, ha fatto tutto da solo. Ha rubato il pallone all'avversario, che era Bico, nell'occasione. Ingenuità del 13 partenopeo. Intanto ci hanno provato quelli del Napoli, ma stavano ancora esultando i ragazzi della Carlis Parco Giacco. Tra l'altro un'esultanza pure breve, che squadra depressa nonostante la classifica non bellissima. Tobe per Pasquale, contropiede perfetto della Carlis Parco Giacco, e Pasquale fa 2-0 sul perfetto assist di Tobe. Qui Napoli che si è fatto sorprendere malamente in contropiede, quello che si è visto. Ed eccolo il fischio del direttore di gara, dunque si comincia sulla linea difensiva. De Bail, attenzione, si gira a sinistro e il Napoli accorcia le distanze. È una gran giocata di De Bail, che sorprende anche Del Ferraro. Valtigno scodella per Ippoliti! Che gol di Luca Ippoliti! 3-1 Carlis Parco Giacco, con la gran giocata di Ippoliti sul cross perfetto da parte di Paulinho. Ippoliti con il sinistro l'ha messa in fondo al sacco, poi rimesso totalmente a nuovo nella parquet. Attenzione Valtigno, ha provato un pezzo di alta scuola, ha comunque regalato un grande assist a Urio, che ha infilato alle spalle di Rotella il gol del 4-1. E allora, quando siamo giunti all'undicesimo minuto e 32 secondi, la Carlis Parco Giacco aumenta il divario sul Napoli grazie alla gran giocata di Valtigno e al gol. Si rischiera nuovamente Bico, portiere di momento, il sinistro pericolosissimo Del Ferraro per Tobe, il pallonetto, rete! Tobe probabilmente la chiude, la giocata di Del Ferraro, quella ancora più intelligente di Tobe, che a 4:30 della fine potrebbe aver messo il sigillo definitivo su questa vittoria della Carlis Parco Giacco. E ora da quest'altra parte, ancora Del Ferraro, ancora preciso, Ruben! Lui la chiude probabilmente a 4:07 dal termine, due gol in 23 secondi. Prima Tobe, poi Ruben, che festeggia come di consueto con la spallata, la schienata con Valtigno. E dunque nel giro di 23 secondi invece questo terzo match ufficiale in Serie A per la Carlis Parco Giacco, che era bandiera la conclusione con Datti, ha sfiorato il primo gol in Serie A, gliel'ha negato Rotella. Rodriguez, due secondi, un secondo ed è finita. La Carlis Parco Giacco torna alla vittoria per la prima volta qui nel rinnovato impianto della Palachigo di Ariccia. Probabilmente non è un caso, insomma.